sono arrivati dei numeri che sono stratosferici per un comune piccolo come il nostro. Voi capite che 16 nuovi ragazzi positivi sono tanti, hanno fratelli, hanno sorelle, quindi non è che possiamo andare a ricercare adesso i contatti che possono aver avuto. È normale che io a questo punto, avendo anche un suggerimento, diciamo così, un consiglio dalla ASL, non potevo non tenerne conto. Troppi contagi scolastici e così anche il sindaco di Merciano della Chiana ha deciso di chiudere tutti gli istituti del territorio comunale. Sono infatti 19 in tutto gli studenti positivi di 6 classi delle scuole medie e vista l'impennata dei nuovi casi di positività al Covid-19 nel territorio, il primo cittadino ha deciso per la chiusura di tutte le scuole sino al prossimo 6 marzo, dalla prima infanzia sino alle medie, quest'ultime già praticamente chiuse visto che tutte le 6 classi dell'istituto erano finite in quarantena. So perfettamente che la DAD non può sostituire le lezioni in presenza, sono un insegnante quindi lo so benissimo, però voi capite che io in qualità di sindaco non posso non tener conto di tutti questi ragazzi positivi che alla fine sono 19 e che si vanno ad aggiungere agli altri positivi che noi avevamo già nel nostro comune e andiamo a 31 persone positive e sono tante in un comune piccolo come il nostro. Nonostante che capisca tutto, capisco le famiglie, capisco l'insegnamento, voglio capire tutto, ma la salute purtroppo viene per prima, perché se voi capite questo virus dilaga così velocemente e va come dire, ad infettare le persone più deboli, le persone più anziane, le persone che hanno già delle debolezze a livello di salute, è una responsabilità troppo grande. Nelle ore precedenti anche il sindaco della vicina Castiglion Fiorentino aveva deciso per la chiusura di tutte le scuole, anche in questo caso a seguito del numero crescente di focolai scolastici.